La grande guerra diventa uno dei motivi dominanti del canto popolare. Non sono i canti ufficiali, patriottici, ma quelli narrativi, nei quali l'orrore della guerra è addolcito dalla rievocazione dell'amore, della figura dell'amorosa, della moglie, della madre lontana. I compagni e gli amici lasciati morti sul fronte tornano fantasmi al paese, alle loro case, portati dall'emozione del canto che suscitava. Cantare era come abbracciarli, vivi, uomini di terra e di sudore, caduti sul Monte Nero. Cantare all'osteria non era come cantare sul lavoro, all'aperto, anche se erano sempre le stesse canzoni. All'osteria i toni si facevano più caldi, intensi, e la voce irrompeva nel locale, aleggiava sulle teste, contrastava con i muri, con una forza da opera, da arena. Quando il coro si faceva compatto e le varie tonalità trovavano il timbro giusto, allora dalle tavole vicine si interrompeva il gioco. La gente si avvicinava al gruppo iniziale e, in breve, diventava mucchio, massa, assemblea. E accanto al monumento di pietra sulla piazza, il canto ne innalzava uno nel cuore della gente, perché manteneva vivo il ricordo dei caduti. Coraggio alpino bello.